Siccome mi sono reso conto che si sono create delle aspettative che non potrò soddisfare oggi, quindi vorrei essere chiaro che questa è una conferenza stampa di chiusura della stagione che si è appena conclusa. Lo sapevo. Perché avremmo dovuto farla subito dopo la partita, o comunque sarebbe stato più giusto farla lunedì mattina, però poi dopo per problemi sicuramente non dipendenti da me. Prima è stata spostata martedì e poi dopo è stata spostata oggi, però non c'è una motivazione che abbia spinto a rimandarla perché si potesse dire chissà che cosa, no? Per cui non aspettatevi grandi rivelazioni o cose di questo tipo qua, semplicemente è un fatto di mi sembra per abitudine e per correttezza che sia giusto, arrivati alla fine di una stagione, ripercorrere un po', almeno per quanto mi riguarda, lo spazio che ho avuto io, ciò che è successo, ma soprattutto è doveroso da parte mia, so che l'ha fatto già Marco, in occasione della presentazione della partita con Milano, io purtroppo non potevo esserci, lui ha fatto bene a farlo, però voglio fare anche io di persona il ringraziamento chiaramente non solo a tutti i nostri collaboratori, che idealmente Luca rappresenta tutti, considerato tutti gli staff, quindi, e senza doverli nominare uno per uno, perché sennò va a finire che dimentico qualcuno e giustamente poi se ne può risentire. Però veramente ho trovato dei compagni di viaggio in questi miei 2 mesi che mi hanno permesso di lavorare al meglio e nelle migliori condizioni, e ognuno per le proprie competenze. Ho trovato delle grandi professionalità. Oltretutto, tornando a Cantù, ho trovato molti amici, e se non erano amici, erano figli di miei amici, e quindi mi è stato facile anche andare indietro un pochino nella memoria dei miei trascorsi canturini. E chiaramente devo ringraziare anche voi. E voi per dire chiaramente tutti i vostri colleghi che hanno lavorato con me in questo periodo. Non c'è ciste, quindi anzi, lui in particolar modo, perché è sempre un po' oggetto dei miei sfottò, e anche domenica prima della partita la presenza di Peterson l'ho un po' trattato male, però in modo sempre bonario e perché gli voglio bene. E quindi ecco l'occasione, appunto, arrivando alla fine, per ringraziare per la collaborazione. Spero di essere stato a mia volta collaborativo nei limiti e nei modi che sono consentiti poi a un allenatore di potersi esprimere e di dire tutto ciò che pensa, e tante volte non dire anche ciò che pensa perché è necessario farlo. E quindi penso che da questo punto di vista qui ci sia la vostra massima comprensione. Sempre avuto massimo rispetto per il lavoro di tutti, perché è necessario per tutti, per cui insomma, è chiaro che ognuno con ruoli diversi, con responsabilità diverse, però la pallacanestro Cantù ha bisogno effettivamente che tutti viaggiano, non dico pensando allo stesso modo perché non sarebbe neanche giusto, però che tutti abbiano così come spinta l'idea di essere utili alla Pallacanestro Cantù e a ciò che chiaramente in quel momento si fa e in quello che eventualmente si andrà a fare. Detto questo, scendo un pochino più nello specifico per quanto riguarda le mie 10 partite, che chiaramente hanno avuto un andamento, io lo dico fortunatamente, di grande crescita e di crescita esponenziale all'inizio e poi dopo con un andamento ondulatorio meno esaltante. Sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più, e io avrei potuto fare qualcosa di più, l'ho detto anche ai giocatori, perché mi piace sempre essere molto diretto e molto
e molto sincero, e quindi prima di giudicare l'operato degli altri mi piace essere giudice di me stesso, e qui l'ho detto ai giocatori, non ho nessun problema a dirlo, e avrei voluto fare di più per cercare di mettere tutti noi nella condizione migliore di fare meglio. E fare meglio vuol dire chiaramente per i giocatori essere messi in una condizione migliore di poter esprimere il loro potenziale e di riflesso raggiungere qualche vittoria in più. Questo non toglie niente però alla sostanza del nostro finale di campionato, perché il risultato possibile è stato raggiunto e l'abbiamo raggiunto meritatamente o fortunatamente abbastanza in fretta, quindi senza dover soffrire fino alla fine. L'altro risultato, che è quello che tutti pensavano, speravano in cuor loro, ci avrebbero scommesso e avrebbero rinunciato a qualcosa di loro pur di arrivarlo, obiettivamente mi sembrava, io l'ho detto fin dall'inizio, ma per come è stato il finale di campionato, non nostro, ma delle nostre avversarie, effettivamente irrealizzabile. Cioè, parlare di playoff per la nostra squadra nel momento in cui eravamo a 2 punti dall'ultima e con 10 partite da giocare, pur vincendo le prime 3, mi sembrava veramente vendere fumo. È chiaro che poi dopo devi cercare sempre di dare entusiasmo, creare le giuste aspettative, il giusto interesse, però insomma, siccome io sono un amante dei numeri, noi per andare ai playoff avremmo dovuto fare 9 vittorie su 10. Questa è la risultanza della classifica finale, perché avevamo 14 punti e avremmo dovuto fare 32 punti. Da 14 a 32 fanno 18 punti, sono 9 vittorie. Dovevamo giocare 10 partite, quindi ditemi voi se poteva essere un obiettivo raggiungibile. Sicuramente no. Poi è vero che dal punto di vista così statistico non abbiamo fatto tanto meglio di quello che era successo prima, perché prima si era vinto 7 partite su 20, noi abbiamo vinto 4 su 10, e quindi la cosa non è, credo che la cosa più importante però sia appunto il fatto che noi l'abbiamo giocata nel momento in cui siamo andati a raggiungere, e non l'avremmo raggiunta se non ci fosse stato comunque il lavoro di chi è venuto prima di me. Per cui è chiaro che in una stagione, nel momento in cui fai una valutazione, i ringraziamenti vanno anche alle persone che hanno lavorato prima di me, sia non solamente Borsakov, ma anche Kurtinaitis, perché chiaramente un professionista lavora sempre nell'ottica migliore per fare bene, e quindi vuol dire che le poche partite che ha vinto Kurtinaitis, le partite in più che ha vinto Borsakov, assieme alle mie, ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. E quindi, se dobbiamo essere felici di aver raggiunto questo risultato, deve essere come minimo condiviso con quelli che mi hanno preceduto. Di mio posso dire che una cosa che mi rende, oltre che orgoglioso, anche ottimista per quanto riguarda il futuro, è che, ed è questa una cosa di cui voglio che me ne venga dato merito, noi siamo passati da un utilizzo dei giocatori italiani rispetto al minutaggio totale del 7% a un utilizzo del 29%. E questo è motivo di soddisfazione, perché innanzitutto abbiamo avuto la possibilità di. No, non parliamo oggi di programmi futuri perché non siamo nella condizione di poterlo fare, soprattutto io non sono in condizione di poterlo fare, però credo che comunque si sia messa un bel tassello, perché Cornu che gioca 30 minuti a partita, questo non vuol dire che ha il posto assicurato per 30 minuti a partita l'anno prossimo, però vuol dire che ha una garanzia da cui partire per l'anno prossimo. E il fatto che Parrillo si sia andato in campo e dimostrando, come ha avuto la possibilità di dimostrare, di essere un giocatore non solamente che può trascinare dal punto di vista emotivo, ma che può dare qualcosa anche dal punto di vista tecnico e strategico, vuol dire avere comunque messo lì un mattoncino che nella costruzione della prossima squadra se ne dovrà tenere conto, e sicuramente sarà motivo di valutazione
nella redistribuzione degli altri ruoli. Quindi questo è un fatto, obiettivamente, secondo me, è molto importante. L'altra cosa che mi piace è avere scoperto un professionista come Marco Sodini, che non conoscevo, ci siamo conosciuti qua. Chiaramente lui sapeva chi ero io sapevo chi era lui, però abbiamo cominciato a lavorare assieme il 2 di marzo, se non sbaglio, comunque all'inizio di marzo, e ho avuto modo di apprezzare e trovare una persona, oltre che professionista, capace, competente, una persona dall'addirittura morale che fa subito empatia, quindi abbiamo creato un rapporto immediato dove ci siamo compensati e ci siamo integrati uno con l'altro, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto caratteriale. Il riscontro di questa stagione, sicuramente questa è stata una squadra più a produzione offensiva che non difensiva. Ne abbiamo parlato quando io sono arrivato, e uno degli obiettivi che io dovevo avere, che io mi ero posto, era quello di cercare di invertire questa tendenza, però a parte qualche segnale iniziale devo dire che non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti perché anche numericamente, se andiamo a vedere i riscontri, non c'è da questo punto di vista qua grande differenza. E siccome il nostro campionato premia soprattutto chi ha un occhio particolare sull'aspetto difensivo, chiaramente se poi riesce ad avere una situazione di bilanciamento tra difesa e attacco, meglio ancora, però credo che se vogliamo prendere questo campionato, lasciamo stare il discorso così astratto, ma se vogliamo prendere questo campionato e noi andiamo a vedere le 8 squadre che sono andate ai playoff, 7 di queste sono le 7 migliori difese del nostro campionato. E quindi questo deve essere un motivo di disamina e soprattutto di convincimento nel momento in cui andremo ad impostare la stagione futura e si parlerà della prossima squadra. E questo dovrà essere fatto tenendo presente che se si vuole avere successo nel nostro campionato bisogna partire prima di tutto da una certa consistenza difensiva che ti viene data poi anche dalle caratteristiche e di squadra e di giocatori. Quindi questo, diciamo così, insegnamento, se vogliamo, o conferma che possiamo avere avuto da questo campionato, non solamente nell'ultima fase ma nel campionato intero, è una cosa che nella valutazione e nella costruzione del futuro dovremo sicuramente tenerne conto.